cambia in parte lo statuto regionale. La modifica, votata a larga maggioranza, consentirà l'istituzione di un sottosegretario alla presidenza della Giunta e l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio, e tutto a costo zero. La discussione su questa riforma tuttavia non è stata senza polemiche, ricostruiremo il dibattito e ascolteremo tutte le posizioni, quelle favorevoli e quelle contrarie. Rimbalzano gli echi dei fatti di Roma anche in Consiglio regionale. Da parte del PD si invoca, anche da Firenze, lo scioglimento di Forza Nuova. Tutto questo proprio mentre il Green Pass diventa obbligatorio anche per lavorare. Una risoluzione votata da tutti i consiglieri chiede che ci sia una fiscalità agevolata per le aree interne, quelle insulari e per i comuni di montagna. Ogni riforma dello Statuto regionale ha bisogno di una doppia approvazione. Così, ancora la novità del sottosegretario alla presidenza della Giunta e dei nuovi consiglieri questori nell'ufficio di presidenza non potrà essere applicata subito, ma lo diventerà certamente, diventerà esecutiva, almeno a giudicare dall'ampia maggioranza che l'ha votata adesso, 30 sì, un solo no. Alcuni consiglieri, per ragioni diverse, in verità non hanno partecipato al voto, ma il risultato va nella direzione che auspicavano sia il PD che il centrodestra. Sì, ritengo che siamo approdati ad una soluzione che, raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari, e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta ad un nono assessore per poter lavorare di più e meglio, abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso, perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo statuto della Regione Toscana, è buona prassi e buona norma ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale, che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto, scelto tra i consiglieri, quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità, e su questo c'è stata un'ampia convergenza, come abbiamo visto in Consiglio. Noi avevamo detto fin da subito che non avremmo accettato né il non assessore né due sottosegretari esterni, perché avrebbe comportato un costo della politica che poi sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Questo per noi era inaccettabile, quindi l'abbiamo detto da subito, e effettivamente il PD, il Consiglio regionale, è venuto sulle posizioni che noi dicevamo, quindi siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di presidenza, dando la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa, ed è anche questo senza costi aggiuntivi. E quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Il dibattito però è stato molto vivace, la commissione che si occupa di affari istituzionali, la prima, non si è riunita per discutere l'atto, e in aula, quando se ne parla, c'è l'assessore Cioffo a rappresentare la Giunta. Preferisce non illustrarlo quel provvedimento, che alla fine è dimezzato rispetto alle previsioni iniziali di due sottosegretari e un assessore in più. Una parte della maggioranza, Italia Viva, si schiera contro e unisce la sua voce a quella molto critica del Movimento 5 Stelle. Serve un percorso diverso, si dice, un'analisi attenta e ben ponderata. Nel pieno di un momento in cui l'intera sanità si sta rivoltando contro la Giunta per i tagli che sono stati fatti e per la situazione drammatica in cui si lavora, questo Consiglio sta lavorando a un aumento dei sottosegretari, a detta loro invarianza di costi, e degli uffici di presidenza, di cui francamente non se ne avverte il bisogno. E per fare tutto questo si è sottratto un anno di lavoro probabilmente a tante cose ben più urgenti: le scuole, la mancanza continua di aule, i problemi della sanità, i problemi infrastrutturali, molti altri problemi. E cosa più grave di tutte, per la prima volta dal 1970 una riforma statutaria non viene presentata dal suo proponente, dal presidente della Giunta, che oggi si trova per altri affari a Bruxelles e viene difesa
dalla sua maggioranza in consiglio. Dal Partito Democratico non tarda ad arrivare la replica. Il capogruppo Ceccarelli sostiene che la richiesta di discutere la modifica stavolta è arrivata da un capogruppo dell'opposizione, Stella, di Forza Italia. Questo nuovo modello organizzativo consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente, più efficace, di lavorare meglio, e questo significa soddisfare le esigenze dei toscani. Per questo, come Forza Italia, abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto, e ci ha anche un po' sorpreso il dibattito di questi mesi all'interno di tutti i giornali, dove c'erano consiglieri regionali di maggioranza che dichiaravano che la riforma avrebbe aumentato i costi, che i sottosegretari costavano di più. Forse semplicemente perché quella riforma non riguardava loro stessi, forse semplicemente perché abolendo il non assessore qualcuno che aveva l'ambizione di fare l'assessore oggi non la fa più. Noi non siamo abituati a far politica occupando le persone, ma siamo abituati a far politica occupandoci delle persone. Ceccarelli in aula poi attacca anche il capogruppo di Italia Viva. L'anno scorso tutta la maggioranza, quindi anche Italia Viva, ha votato un programma di governo che conteneva questa riforma. La risposta: riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana, dopo 15 modifiche dello Statuto, si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani, senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma, che noi abbiamo contestato dall'inizio, che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte, ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Noi ci siamo candidati un anno fa esclusivamente sapendo che si eleggeva un presidente che poteva nominare 8 assessori, 40 erano consiglieri, queste erano le regole di ingaggio. PD e Fratelli d'Italia trovano subito l'intesa, poi allargata anche alla Lega e a Forza Italia, su un documento che impone il rispetto del costo zero. Insomma, i costi delle nuove cariche saranno eventualmente sostenuti riducendo le altre indennità, e per quanto riguarda il sottosegretario non ci saranno costi aggiuntivi perché sarà già un consigliere regionale. Noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo: che le modifiche venissero fatte nell'interesse primo del Consiglio regionale, e l'allargamento dell'ufficio di presidenza sicuramente va in questa direzione, cioè tutela maggiormente il Consiglio; due, a costo zero. Le riforme sono state fatte a costo zero, senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani, e questo è l'obiettivo conseguito. Va sottolineato però, perché è doveroso farlo, che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del Presidente Gianni, il Presidente Gianni aveva proposto di istituire 2 poltrone in più a quelle già esistenti a 7.500 euro l'una, e credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averle pensate. Scintille nel dibattito tra Stella e Bugliani del PD. Per Stella, di Forza Italia, quest'ultimo, che presiede la prima commissione, avrebbe ostacolato e di fatto bloccato l'esame del testo in commissione. Lui, Bugliani, replica duramente, annuncia che non parteciperà al voto, ricorda che non ha preteso un posto in giunta per sé e che la proposta di legge in realtà l'anno scorso era passata più volte nella sua commissione senza che vi fossero le condizioni politiche per un'approvazione. Insomma, schermaglie vivaci a tratti aspre che però si concludono al momento del voto. Dicono sì i gruppi di Partito Democratico, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Voto contrario del solo Scaramelli. Non partecipano alla votazione invece i consiglieri del Movimento 5 Stelle. L'ultimo commento è del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Questo punto di sintesi è frutto di un accordo istituzionale, lo voglio risottolineare, istituzionale tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni nella maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana, e non è chi sarà domani il sottosegretario, a me questo interessa il giusto, a me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta, soprattutto sui temi quelli più caldi ora, penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore, esattamente come per l'ufficio di presidenza, dove io penso che sia giusto che tutte le forze politiche, o quasi tutte o più forze politiche, siano rappresentate. Quella è una sorta di piccola giunta del Consiglio, e a me fa piacere ascoltare il parere di tutti per decidere, come ho fatto sempre in questo anno di mandato, cercando la più ampia condivisione possibile.
Nelle sedute di martedì e mercoledì si è parlato anche di altro. Tutto il Consiglio ha votato una risoluzione per chiedere una fiscalità vantaggiosa per le aree interne della Regione. Dovrà essere stabilita, secondo l'auspicio, nella riforma fiscale generale che sta varando il Governo. Questo nasce dalla nuova Commissione che ha la delega alla montagna e alle aree interne. Ascoltiamo allora Presidente e Vicepresidente. Noi sappiamo che chi apre un ristorante o un'attività in un territorio montano deve sostenere molti più costi, ma paga le stesse tasse di un'attività nel centro di un centro città. C'è uno svantaggio competitivo e c'è, deve essere però anche noi la consapevolezza che queste attività hanno anche un valore sociale importante. È una richiesta questa che noi vogliamo fare al governo assieme alle altre regioni, però ora è arrivato il momento, che le aree interne appunto vengano fatte oggetto di un intervento che ne contrasterebbe sicuramente lo spopolamento. Noi parliamo spesso dei servizi, ma i servizi si garantiscono solo se c'è non spopolamento, ma se c'è presenza delle persone. Gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone, nelle aree interne, aree insulari, nei comuni di montagna, perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle aperte. Parlo di bar, ristoranti, attività produttive, attività artigianali, in particolare in montagna le attività che riguardano i lavori nel bosco, perché sono anche queste attività presidi per il territorio e quindi in queste zone dove è difficile vivere, lavorare, studiare, a volte è difficile curarsi e anche le infrastrutture sono spesso carenti, bisogna attuare questa fiscalità di vantaggio. Registriamo anche altri pareri sull'argomento, particolarmente sentito dai consiglieri e dalle forze politiche rappresentate. Si può dire che la Toscana è ovunque bella, uno slogan coniato nella precedente legislatura, ma deve essere anche ovunque vivibile, perché i toscani vogliono continuare a abitare interamente la loro regione, ma devono essere messi in condizione di farlo. Questo banalmente può essere scoraggiato da un'infrastruttura, una strada mancante o disagevole, oppure la mancanza di un presidio sanitario territoriale, anche ad esempio per la pediatria, che scoraggia spesso molte famiglie, ed è una causa che mi sono presa particolarmente a cuore anche per la zona di Volterra, ma anche molte altre, Pitigliano, San Marcello Pistoiese, proprio perché non esistono cittadini toscani di serie A e di serie B. Bene il lavoro fatto dalla Commissione per cercare di dare una misura fiscale a favore di quei territori, molte volte periferici, non solo montani ma anche collinari, ma lontani dalle grandi città che più di altri faticano a trovare livelli di competitività. C'è un atto, ed è evidente dai dati che abbiamo in mano, di spopolamento oggettivo delle periferie urbane, non di quelle collegate alle città, ma delle realtà rurali, che invece potrebbe andare in controtendenza se rendono, diciamo, incentivanti la possibilità di andare a vivere in quei territori. Interviene anche il consigliere Diego Petrucci, che prima di essere eletto qui era sindaco di Abetone Cutigliano. È la strada giusta, sinceramente la montagna ha partorito il topolino, nel senso che quella proposta di risoluzione invita il Parlamento a pensare a sgravi fiscali per le aree interne. Io penso che un organo legislativo, qual è il Consiglio regionale, avrebbe potuto fare molto di più, soprattutto impegnare se stesso a fare delle iniziative in quel senso. Pensiamo per esempio a una tassa di ambito regionale, il bollo auto, il bollo per i mezzi di trasporto. Se avessimo immaginato di sospendere il pagamento del bollo auto per tutti quei mezzi commerciali delle partite IVA che hanno sede legale nelle aree interne, avremmo fatto una cosa sensata e con un'efficacia diretta. Si parla anche di lavoro e di situazioni che possono determinare ricadute occupazionali negative. Alla MT Logistica di Livorno, richiamata in una mozione presentata dalla consigliera Galletti e integrata da Gazzetti, alla Valentino Shoes Lab di Levane in provincia di Arezzo, su iniziativa del consigliere Casucci. Preoccupa molto poi la questione della raffineria Eni di Stagno, che dovrebbe chiudere una linea di produzione. Serve su questo un tavolo nazionale, scrive in una proposta di risoluzione ancora Gazzetti, e trova la condivisione di tutti gli altri capigruppo.
Gli incidenti di Roma e l'assalto alla sede della CGIL hanno provocato forti reazioni anche qui in Toscana. Gli atti che sono avvenuti in questi giorni, gli atti squadristi da parte dei Novax e delle forze diciamo neofasciste che ci sono in questo paese, sono stati qualcosa di incredibile, impensabile, gravissimo, e io credo che il governo e il Parlamento debbano agire rapidamente e sciogliere forze di questo tipo, estremiste e neofasciste. Questa è la strada da percorrere velocemente. Io mi auguro che anche il Consiglio regionale della Toscana, tutto compatto, mandi questo messaggio al governo e al Parlamento. Il primo a porre la questione in aula durante il dibattito è stato il capogruppo del Partito Democratico. Noi in questa mozione chiediamo al governo di valutare lo scioglimento di tutte le forze che si rifanno all'apologia del fascismo. Questo non perché vogliamo discriminare qualcuno, ma perché vogliamo che sia riaffermata la nostra Costituzione, che appunto prevede che il fascismo non può far parte, cioè, della nostra legislazione, della nostra Costituzione, non può far parte, insomma, di quello che è il nostro vivere civile. Tutto quello che si rifà al fascismo ovviamente non può essere parte della nostra organizzazione democratica. Questa è la risposta che è arrivata da Lega e Fratelli d'Italia. Tanto ferma condanna nei confronti di tutti coloro che vanno in giro e commettono violenza. Purtroppo non è la prima volta che in Italia si verifica. Questa volta le violenze sono state attribuite a esponenti di Forza Nuova, ma a noi è successo più di una volta di subire le stesse violenze anche durante le nostre manifestazioni da parte dei centri sociali. Quindi è bene che la politica si renda conto che quando ci sono certe azioni, indipendentemente da chi le commette, si debba comunque porre rimedio e trovare un rimedio. Approfitto del tema per esprimere, l'abbiamo già fatto ma lo facciamo sempre volentieri, la più assoluta solidarietà alla CGIL di Roma, ma anche a tutte quelle forze sindacali e sociali che anche in queste ore ricevono minacce da movimenti di matrice differente, ma accomunati dall'idiozia, evidentemente. Cioè, ci sono strutture, istituzioni apposite che dovranno decidere questo, e mi auguro, perché le violenze vanno sempre condannate e combattute, mi auguro che chi è competente agisca in questa direzione e provveda a sciogliere tutte quelle forze politiche. Forza Nuova, se ha commesso dei reati come quelli di Roma della settimana scorsa, senza ombra di dubbio, ma tutte quelle forze politiche di destra, di sinistra, di centro, di sopra o di sotto, che fanno della sopraffazione, della violenza, dell'impedimento fisico all'avversario di esprimere la propria opinione, la propria bandiera, la propria azione politica. Chi si pone fuori dalla legalità deve essere sciolto. Lo devono fare gli organismi competenti. La politica lo può segnalare. Bene, se oggi segnala lo scioglimento di Forza Nuova, altrettanto vigore, altrettanto deve essere netta la condanna quando a compiere azioni simili a quelle sono altri movimenti. Nel centrodestra una voce un po' diversa a livello nazionale sembra quella di Forza Italia. Sentiamo allora il capogruppo regionale. Non abbiamo dubbi, sostenendo la storia che ci ha sempre contraddistinto, a condannare ogni tipo di violenza, come per esempio l'aggressione al sindacato e alla sede del sindacato che è successa a Roma. Però d'altro canto non abbiamo nemmeno dubbi a dire che la storia di questo paese non può essere scritta soltanto da una mano, che in questo paese sono avvenuti fatti gravissimi e mai condannati, che il presidente Berlusconi nell'arco degli anni è stato attaccato, infamato, addirittura gli è stata gettata una statuetta addosso mandandolo all'ospedale, e gli attestati di solidarietà dalle forze politiche non sono sempre arrivati. Altri pareri intanto del Movimento 5 Stelle, il cui leader ha annunciato che sottoscrive le ragioni della manifestazione del 16 ottobre. Istituzionalmente è stato un gesto squadrista, come ha detto lo stesso segretario Landini, vergognoso e molto pericoloso, su cui dobbiamo accendere istituzionalmente i riflettori. Il secondo aspetto è perché questi facinorosi di chiara matrice di destra, cosa evidente a tutti tranne ai diretti interessati, ai vertici dei loro partiti, hanno in questo modo macchiato una manifestazione che era fatta di persone che condividevano un'idea, magari non condivisa da me o da altre persone, ma comunque si hanno manifestato pacificamente lungo le strade, cosa che in una democrazia come quella italiana è sempre permesso.
quindi il disvalore che è stato presentato in questo gesto è stato doppio. Molto duro anche il commento di Italia Viva, che arriva dopo la notizia del proiettile spedito con le minacce al segretario della FIM CISL e il giorno dopo l'atto vandalico e ancora minacce alla sede SPI-CGL di Salivoli nel comune di Piombino. Questa spirale di violenza, che poi si determina in alcune piazze italiane, indipendentemente da dove si verifica e contro chi si verifica, sempre corretto la solidarietà di chi subisce un'aggressione, ma le aggressioni a mio avviso sono fisiche, sono molte volte anche verbali e poi queste cose possono congiungersi, quindi il clima di odio, il clima verbale, l'utilizzo di queste terminologie molte volte innesca e determina a sua volta delle reazioni da parte di gruppi estremisti, quindi la politica, le istituzioni, chiunque le rappresenta non può avere due facce, due volti, un giorno sì, un giorno no, sempre vanno condannati, ma la condanna deve iniziare dalle aggressioni verbali per poi condannare ovviamente quelli che sono atteggiamenti anche fisici o violenti che non sono concepibili dalla nostra Costituzione. Cambiano forma adesso i programmi dell'accesso della RAI, almeno in Toscana, grazie alla collaborazione tra il Corecom, il Comitato delle Comunicazioni e l'Università di Firenze. Sono spazi destinati ad associazioni, sindacati, consumatori, gruppi di cittadini, ma confinati spesso in orari un po' particolari, non attirano molta attenzione, per cui via al restyling. Con la RAI e con l'Università di Firenze abbiamo provato a mettere insieme questo spazio da parte della RAI, ma anche l'esperienza di un dipartimento che studia la comunicazione per affidare ai ragazzi un'opportunità per costruire loro i programmi che le associazioni utilizzeranno per le loro comunicazioni. Per cui dal prossimo mese i programmi dell'accesso saranno gestiti dall'università e tutti coloro che vorranno utilizzarlo potranno utilizzare questo spazio in un modo più dinamico, più comunicativo e più performante. Noi con Regionando torniamo tra 7 giorni, sempre dopo il nostro telegiornale della sera.